Da un'idea di Francesca Bonfanti. Calcio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi dell'equipaggio di State Bene Così. La sua missione è quella di esplorare nuovi mondi alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, per arrivare là dove nessuno è giunto prima. Però diciamo tutto insieme, ma l'occhio non mi venga, tanto la buccia di culo te venga. Bella cipollona mia. Ce la faccio. L'efflato quello. Io vorrei che tu capissi, mettendo in mezzo altro tipo di situazioni, che sei una delle più grosse merde che abbia mai chiamato questa radio. Ce la faccio. Segnali di emergenza, cose cernominosi. Vescovo invece è l'arrolante. Questo è il dosso, siamo abituati, è accaduto anche di peggio. No, adesso non ridere perché ti sto offendendo. Io ti sto offendendo. Non te fa cogliona, ti ha fatto il complimento su Francesco. Scusate. Per dirti che eri uno stronzo. Certo. Tu sarai sempre la piccola che quando va a cercare di pestare i piedi gli si fa una scureggia in faccia e si rimanda indietro. Sta una casa come pensa al culo. Per ma io una cosa, no? Ma a noi. La checca finale di questa mattinata. Purtroppo ci sono interessi diversi, probabilmente, perché non è proprio possibile che i professionisti stanno a Legnago e poi invece ho visto pure della gente di colore che stava lì a dare una mano. Prendete la Wehrmacht con un albero di traverso. Per rimuoverlo nel 1937 ci metteva 28 minuti. Nel 1969 la Wehrmacht di Brema non riusciva a scendere sotto i 3 minuti. Quindi il signor Andrea Soldi che vedete qua è, sembra assurdo, ma è il dio Ra. Io sono qua per fare un giudizio divino, cioè c'ho da giudicarvi tutti. O ballerò caval, è facile non sballo. Però come dicono quelli bravi, lo spettacolo va avanti. Ce la faccio. Va bene, allora. Avremo la Wehrmacht qui con noi sabato, ricordiamolo, proprio ospite. Sì? Sì. Ma invitati? Con Maurizio. Quelli del 63 o quelli di prima? Quelli di Brema, quelli di Brema. Meglio perché noi abbiamo sì, perché sono quelli del 43 erano un po' più, insomma. Sì. Certo. Sentite, no, invece, che volevo dire? Sì. C'è una novità importante. Scusa, aveva una notizia che non c'entra niente con la trasmissione. Volevo dire, c'è una novità importante su Tor di Valle, molto importante. Cioè? Sono stati trovati dei reperti, dice, in questi giorni molto, molto importanti. Ah, dei reperti? Ah, beh, quando sono dei reperti, poi ci sono tutti i sondaggi archeologici da fare. E che reperti? È stato trovato un pisello antico. Ma devo dire la verità, adesso io dico pisello perché, insomma, che vuole che dica. Beh, anche perché chiamarlo bene suona male per radio. È brutto, sì. Hai ragione. Però anche tu. Il pisello è più amichevole. Ma come è stato datato? Allora, il pisello viene dal praticamente. Ma è un resto umano o una statua? Un resto umano, un pisello vero. Diciamo, dopo i tempi. Cesare, che anno era? Che mi ricordo. Cesare 44 avanti Cristo. 44 l'hanno ammazzato. Dice che è intorno a 50, perciò è un reperto di non so, 2000 anni. Quanti sono passati? Eh beh, sì, sono passati più di 2000. Allora sembra che vogliono fare una teca con questo pisello e non sembra che poi dopo si possa più costruire, almeno da quel punto, da quella parte lì. Eh beh, sai che c'è. Se lì c'è questo indizio forte, chissà cosa poi. E quindi questo ritrovamento archeologico è importante, tutti i siti, diciamo, attenzione. No, la fonte è importante poi. Beh, la fonte è una fonte del Ministero degli Interni, appunto, perciò è importante. Ed è beni culturali. Ed è beni culturali. No, ma ci si è messo anche il Ministero degli Interni, perché intanto Cesare. No. Ah, no. L'hai detto te che è il pisello di Cesare, no. Ti fa tirare le cose. No, perché è un pisello che c'ha tanti anni, che però non è stato ancora identificato come appartenente al Polo Giulio. Ah. Io ho capito, sì. Beh, per un momento ci ho sperato, dico la verità. Diciamo che insomma un pisellone, dai, in amicizia si può dire. Beh, senti, i romani. E adesso faranno, tu sai, il DNA al carbonio, compagnia bella, eccetera, eccetera, per vedere. Alla carbonara, certo. No, dai, scherziamo, no, perdonami. Questa persona comunque che ha perso il pipo tanti anni fa,
sarà, mi sarà dispiaciuto. E sarà ricresciuto, è passato talmente tanto tempo, ah, Mario. Comunque, 50 sì. avanti Cristo. Comunque, non scherzava sui, no. E quindi bloccato lo stadio, non mi dire. No, questa è la cosa vera, però, perché la storia della tribunetta era solo per mascherare. Era una cosa per mascherare, però il pisello sembra appartenere a uno della, appunto, a un appartenente importante al Senato, ma della cerchia. No, perché potrebbe essere Cicerone, potrebbe essere Ottavio. Sai che Marco Aurelio. Hai trovato il pisello di Cicerone e mica trovato Marcantonio, il pisello del regista, cioè il pisello di Cicerone. Anche perché insomma doveva essere parecchio fortunato, lago nel pagliaio. Oppure pensa, il pisello di Marco Antonio, ma tu te dillo un po', solo a dirlo di uno Marco Antonio. Sì. Peccato che non si sia sentito, se lo vuoi dire meglio. No, niente. E solo gli ascoltatori più attenti potranno risentire. Perciò a posto, dai, adesso non scherziamo. Ho trovato questo e vedremo come andrà a finire. La notizia su tutti i siti. Io dico il pisello più la tribunetta, non lo so, se mette uguale. Se mette male. Speriamo, intanto. Cioè, diventa la tribunetta perché hanno trovato questo manufatto che è più grosso, quindi non il paragone. Lo so, sono due cose che vanno di pari passo. Perciò io ho dato la notizia, vediamo un po' se adesso è già uscita ovunque, però insomma mi sentivo. Tu una prima pagina perciò sul tempo. Perciò ho trovato il pisello nessuno. Presunto di Marcantonio o di Cicerone, stanno a fare prove DNA. Però Marcantonio per ora è il momento in vantaggio. Abbiamo anche un televoto. Non lo so se è in vantaggio. Abbiamo anche il televoto. Non ridere, scemo, è una cosa. Ma no, ma te devo di scemo per forza. Non perché so, tu che ridi come tu pensa fra duemila anni trovano il tuo pisello e uno dice non può essere non deve essere tra l'altro, ma io spero che venga tutulato con me, guarda, ci conto tanto. Vabbè, basta con questo video. Bene, perciò speriamo bene, torniamo a essere un po' più faceti e parliamo di andiamo alla stupidaggine. Adesso abbiamo parlato di cose serie, speriamo bene. Allora, a sapere chi è questo New York? È quello di Arte, quello che era alto 1,01 e poi è il portiere più alto della Serie A. Ah, dai, veloce, dai. Già pianoforte laziale, via. Lulic, ma tu giochi l'Empoli? Una squadra di diritto è scritta alla Serie B, ma vuoi mettere Lulic nel ruolo suo? Come la Serie B? L'Empoli, già iscritta. No, ho capito, iscritta a Serie B, nel senso che una squadra da Serie B potenzialmente. No, ma comunque una squadra ridicola. Un amico ogni una tanto. Squadra ridicola, ridicola. Squadra ridicola. Ma il fatto che c'è anche un po' ragione sull'Empoli, ma quella signora che è la Catoni? Ah no, non lo sapevo. Che ne so io, ragazzi, non le vedo. Mario non vede più la TV da ormai. No, le vedo la TV, vedo la TV intelligente, mica da queste stronzate. Andiamo avanti, dai. Infatti, perché la Lazio per me è forte, non lo dico, è forte, è femminile. Quindi è da terzo passo, come dice il nostro amico che c'è scritto prima. Deve lottare per il terzo, non può scoprirsi Lazio dopo che ha preso lo schiaffone. Questo io gli imputo. Se la Lazio non piglia, se la Lazio non piglia lo schiaffone, io parlo di Inzaghi, se la Lazio non piglia lo schiaffone, finisce 0-0. Hai capito qual è che la mia accusa? Sentiamo se gli amici della Lazio sono finisce 0-0, tu hai vinto perché i giocatori, altro che te, ma tu c'hai un merito, e mo te lo do io. Ma tu hai vinto perché hai preso lo schiaffone, tu Inzaghi, hai preso lo schiaffone. A voi mi piace tanto sta cosa, a me. No, la trasmissione è bellissima, ma questo. No, veramente non ho mai espresso. Non dice niente. Ma ti dirò, la Lazio si può scoprire Lazio. Però lo sai, siamo c'è tutti schiaffone, ma quando giochi a Roma che fai? Ne mi 7-8 e dopo ti riprendi quando? Senti, ma devi fare una guida TV con i programmi tuoi che tutti potremo. Io non quello che vedo io, non so se capite, però non è facile. Ci proviamo, ma dai. No, ma guarda, non vi sforzate. Ci facciamo una chat. Guardatevi Gian Pieroforte. Facciamo una chat su WhatsApp e ci diamo una mano tutti quanti. Guardatevi Pieroforte qua, vai. Sì. No, che Pieroforte. Allora, io che avevo detto prima della partita, difesa a 3, Bastoso, Wallace e Hood. L'amico mio, gli voglio tanto bene, lo so che è uno spogliatoio rado a casa. Con la come Lobo, adesso rumeni tutti e due, come Lobo. Bravissimo, spogliatoi. Così steccano i costi dei sì, spogliatoi, Carucci, ma lascia perdere Radu, sì, buono, lo so che ti serve per essere buono spogliato. Altra accusa a Inzaghi. Ancora? Non c'è finito! Hai capito? Radu faceva butta fuori, non ho capito che lui serviva per dare ordine allo. Non l'ho manco sentito. E tra l'altro Lobo. Andiamo direttamente sul Bimbo Politano. Lobo l'hanno venduta alla Lazio adesso? Come, ma no, a parte scherzi, ha detto questo che Lobo sta con Radu, i romeni.
Mi sembra che c'è una, anche una forte dose di razzismo in queste parole di questo Forte. Però sentiamolo ancora, dai, se è proprio necessario. Farò una trasmissione con Michetti, lo sai? Faranno Wehrmacht e... Del 67 però. Il 63 Brema sempre. Scusa. Poi non puoi fare quella dichiarazione, l'Inter fa questa cosa perché vuoi scontrare. Allora stai dando del discredito a tutto il sistema e poi fai quella cappella al secondo minuto. Quindi non c'è l'alibi che sei stanco, poco lucido, c'è un diritto alla prosecuzione dell'azione. Macroscopico, la Lazio può segnare, tu che sei un arbitro internazionale fai proseguire il gioco come quelli veri, alla fine quando la palla esce, vatti presenti, ta, giallo, e sei un grande. But she doesn't know what more. Io non voglio non parlarne, non so che dire, cioè che ha detto, tu hai capito che ha detto? Io aspetto che arrivi Mimmo Politano, sto sincero. Ah, ecco, appunto, facciamo di l'ultima cosa a stomato e poi dopo vediamo, dai. I ragazzi si sono un po' seccati perché piano lo schiaffone in quel modo con l'Empoli, a Roma non tornavano. A questo punto tu Inzaghi cosa fai? Vieni al discorso di Forte. Perché mi metti Bastos al posto del mio amico Basta, tanto io. Basta Bastos. Ma quando io l'ho detto che lo doveva fare con la Juve, cioè con una squadra che non ha attaccanti, perché il più forte sono io di Maccarone, io e Maccarone, siamo della stessa generazione. Una squadra che non ha attaccanti, mi metti Bastos e mi sta bene in quel momento, e con la Juve Mandžukić, Dybala e Higuaín, mi metti Patrick, ma lo voglio vedere a pezzi. Lo voglio vedere a pezzi, Patrick, ma che è? Mimmo Politano! Facciamo ecco. Così, grande. Andiamo dal mitico Mimmo, e questo quell'altro mica si capisce, ti giuro. Mimmo Politano, un uomo, un mito, più famoso. Com'era il pugno in una carezza? Più famoso di Celentano, più famoso di Zucchero, meglio di Battisti, più forte di Ornella Vanoni, solo uno, Mimmo Politano. Un buongiorno da Nettuno, è sempre Maurizio il barbiere, un saluto a tutti quelli che ascoltano. Grazie Maurizio, guarda, verrò a Nettuno, mi dovrei fare capelli e barba, ma quelle barbe antiche con il rasoio antico sul cuoio, hai visto con il proraso che ti dà quelle barbe fantastiche che tu ti addormentavi e dormivi e poi ti svegliavi perché stavi sognando che qualcuno ti voleva tagliare la gola. Mamma mia. Sì, erano quei sogni dai barbieri. Allora Mimmo Politano c'erano dei senza tetto che dormivano dai barbieri, perché... No, ma lui non si ricorda, è quello che si ricorda lui col proraso, il cuoio, la poltrona che ti addormentavi per sempre. Erano le famose poltrone a Palermo, a Corleone, c'era questa cosa vezzo, di andare questa esibire. Tradizione locale. Voi sapete che ci sono degli animali che vanno sui monti, quando sanno di poter morire si levano dal branco e si lasciano morire, ma anche c'erano anche degli indiani d'America, il vecchio saggio andava sul monte e si lasciava morire, pensate che... Ah, gli eschimesi, i vecchi vanno sul fanno pack. Anche gli eschimesi, eccetera, e qua invece in Sicilia quando uno voleva morire andava appunto dal barbiere. Non andava in montagna? No, andava in montagna, barbiere. Sì c'è, però insomma andava dal barbiere tranquillamente, si chiudeva gli occhi e arrivava un signore che gli passava e diceva amen, passava l'angelo e diceva amen. Bene. Lupara calibro 12 di solito era, insomma, o a pallettoni quando c'era proprio una cosa grave. Insomma. Va bene, ma a Roma c'erano gli alberghi diurni dalle parti di Terni e ti facevi dei grossi soldi anche a Via Colle di Rienzo. Anche qua è vero, quello anche qua c'era, come si chiamavano? Alberghi diurni? No, c'era proprio un nome, c'era una catena che era un po' De Fer. Sì, la catena De Fer. Tu scherzi, ti ci beccavo sempre a te, te lo ricordi? Allora, andiamo a sentire i vizi di Politano, vai. Io sono curioso. Tu mi devi dire se c'è uno non bravo a Radio, uno migliore dell'altro. Io sto... Guarda, è l'unica dipendenza che ho, è Radio. Non fumo, non bevo, non mi piacciono le donne, non mi piacciono i maschi, solo Radio. Mi piace solo la mattina e la sera. Hai detto qualche bugia, vabbè. Quale? Quella che non mi piacciono i maschi? No. Questo c'è una profondità che noi non la capimo. No, beh, perché...
voi non vi siete mai fatti accarezzare l'anima da Ilario? Te capisci tante cose, però questo non lo capisci. E beh, ci sarà sempre qualcuno meglio di noi, mica siamo, se no eravamo, che ne so, Leonardo, io ero Leonardo e te Da Vinci, insomma, capite? Beh, mi sembrava almeno io Galileo e tu questo, Galilei. Questo non fuma, non beve, non gli piacciono le donne, ma anche i maschi, per far capire che è molto molto diverso da noi. Si butta nel fuoco. No, però perché sente... questo appena sente una cosa che non gli quadra via butta il fuoco, ammazza questo. Come sei tranchant. Senti, e poi i gusti sempre sulla frutta. Buongiorno Massimiliano Mascioli in regia audio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, eccolo, anche Monica, anche Carina Genacchi in redazione, Valeria Ercoli in redazione, anche Gial Compandelic, okay, Gial, che già è arrivato, si è preso, arriva sempre con la banana in mano. No, no. Adesso che risuolto un po' la certa quando Ilario un po' lo cazzia Gelco. Sì, forse sarà per quello. No, io ogni tanto sgnazzica, ecco, non capisco, sarà la banana, ma insomma. Non lo so, tu li senti più di me, per cui dovresti darmi qualche indizio in più. No, io c'ho sì bestie. Io so che c'è una grande simpatia per Gelco, quella è la prima cosa. Sì, perché quel quarto d'ora che io torno, devo dire la verità, sono onesto. Mel Sentet? Sì, Mel Sentet. Però adesso che Gelco arriva sempre con una banana in mano, almeno so perché mi era antipatico. E non... Vabbè, lasciamo stare, perché uno potrebbe pensare, però è troppo. Senti, lo sai che c'è? Pensare troppe cose, lasciamo stare. Allora, Calò. Salutiamo Francesco Gaetano Caltagirone, che ha sponsorizzato sempre oggi la nostra trasmissione. Anche oggi è prodotta e offerta da Francesco Gaetano Caltagirone. E... Che ringraziamo, insieme all'Italia. Ringraziamo sempre anche il Partito Democratico che ci sponsorizza ormai. A me mi sponsorizza quando ero ragazzino, ho cominciato col PC. Che e ha continuato poi col PDS. Mi metteva anche come si chiamano quelli delle parti civili? Gli avvocati? Mi mettevano le parti civili contro sempre, da quando sono ragazzino. E l'ultima causa che ci ho avuto con l'Unità è di qualche anno, 2 o 3 anni fa, non di più, insomma. Però ci sponsor, è tutta una manovra, diciamo, è tutta una manovra. Certo. Perciò un grande saluto al PD, un grande saluto a Francesco Calta, e grazie e forza e a Roma. E domani li avremo qui ospiti. Forza Roma, nonostante tutto. E andiamo. Oh. Chi è? Regà. Cosa? Ditelo in giro che hanno ritrovato. Ah, il ritrovamento a Tor di Valle. Forse di Cicerone. Sembra più Cicerone che. Come si chiama? Marco Antonio. Che Marco Antonio. Occhio.